Lavoro a schiavo. Lavoro schiavo, sì, lavoro, lavoro capo, lavoro. Ora te labora. Dicono dalla regia che ci sono pesci grossi, ma non importa, questo è altro per portarvi contenuti sempre nuovi sul canale. E ciao a tutti. Entra! Ok, rifacciamo, rifacciamo. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete qua con il fasciacollo e la felpa perché ci sono esattamente 10 gradi, c'è del nuvolo, ma non ce ne frega un cazzo perché noi siamo a pesca con Carmine di Cidia Ciao Bait. ragazzi. Che allora devo dire la verità, io non so dove sono. Carmine mi ha detto vieni a pescare, io ho risposto sì e sono qua, appunto. Quindi Carmine, ci spieghi al volo dove siamo e che tipo di lago è? Perché come potete vedere dietro di me è un lago, cazzo, non è un fiume, quindi. Allora, ci troviamo in una piccola cava vicino Bologna, una cava libera, ma gestita da Fipsas. La popolazione di carpe ce n'è. Difficile, Come piace a noi, tanto esatto, perché sennò vale. esatto, è inutile andare a pescare. Solitamente in questo periodo qua il pesce risponde molto bene. Vediamo in questa notte, quindi Speriamo bene. sperando che ce la mandi bene, dai. Speriamo bene. Allora, io ho a disposizione praticamente oggi e un po' di domani, ma alla fine sono 24 ore di sessione e ho deciso di affrontarla con una sola canna, che è esattamente qua. Mentre Rudy, che è davanti a me, che ovviamente sta già facendo altro, perché figuriamoci se Rudy pesca. No, Rudy ha deciso di affrontare la sessione con due canne messe qua sul pontile dalla parte opposta della postazione. Chi vincerà? Non lo so. Io ho già spiccato un pesce off camera era in camera, Rudy? Il mio cameraman non sa nemmeno dov'era in quel momento, quindi Era bene fuori, così. però. Noi siamo arrivati ancora questa mattina. Oh, il sole, era ora. Siamo arrivati ancora questa mattina alle 7:30, 8 più o meno. 7:20 precise, mi dicono dalla regia. Siamo qui da un paio d'ore ormai, anche se sono le 4 di pomeriggio, però non importa. Starò qua in pesca 24 ore con una canna, quindi vedremo che cosa succede. Ho deciso di affrontare la pescata con un po' di voglia di vivere, perché Rudy alla fine è qua che ride davanti. Vogliamo vedere, no, meglio che non ti faccio vedere perché sei veramente, cioè, una cosa indegna da vedere in questo momento. Quindi, niente, giù ho provato a lanciare giù una bombetta, vediamo cosa succede. Una partenza abbiamo avuta. Non conosco la cava, non conosco niente, ho visto solo la battimetria dal sito, non so nient'altro. Iniziamo la giornata e vediamo come vanno queste 24 ore di pesca con una sola canna. Cerca il fondo. Buongiorno. Ciao! Il vlog Vlog, nel vlog com'è? L'hai spiccata? No! L'ho spiccato qua sotto. Che merda di Ti uomo. giuro. È tutto registrato. Esatto, non preoccupare. No, perché ci guardavamo a bicetto. Brutta Va cosa. bene. Vabbè, cambiamo. È uscito dal supermercato con la busta della spesa. Sì, ho Dove sei deciso di andato? La provare. Coop. Dai, una bella scioccata vogliamo. Cos'è quell'anchetta così? Bello! Meglio di prima. Ferra. Spegnimento. GoPro merda. Merda, una stronza. Allora, canna calata su un punto che ci ha suggerito il buon Carmine, dato che Carmine viene qua più spesso ovviamente di noi, per me è la prima volta. Adesso ci vado giù qualche altra pallina e vediamo cosa succede. C'è un po' di vento, speriamo bene per il resto della giornata perché dicono che questa notte venga un po' di pioggia. E niente, basta, vado a lanciare due palline, vediamo se salta fuori qualcosa. Dicono dalla regia che ci sono pesci grossi. Grossi e grossi, per grossi intendo dire grossi. Ci stanno dentro nell'inquadratura. Così, esatto, come? così, con la carpa così, 30 kg così, ma vada via il kill. Comunque, dicono ci siano belli esemplari, speriamo di catturare qualcosa di interessante. Se esco con una cattura io sono super contento, altrimenti lo dico già qua. Verremo più avanti, questa è solo una sessione di test, quindi non si sa nemmeno se questo video uscirà. Una sessione di test a più quasi 3 ore di macchina, ma non importa, questo è altro per portarvi contenuti sempre nuovi sul canale. Si sta già alzando il vento. Di nuovo, dove stai lanciando? qua vicino alla punta, non sono molto preciso, non serve essere super precisi, quindi anche perché i punti che vedrete in questo video alla fine cambiano in continuo, quindi non sono mai gli stessi. E io, non conoscendo il lago, diciamo che lancio un pochino anche a tentoni. Bene, a posto, fatto. Decina di palline volate giù. Adesso aspettiamo che passi qualcosa. Qualcosa da dire, signor Carmine? Nulla. Questo lago qua dipende tutto da come si sveglia. Ecco. Quindi se oggi si è svegliato in una maniera positiva, magari stanotte ci regalo qualche cattura. Se no, nulla. Torneremo a casa con un giubbotto in più. Vabbè, dai. Alla fine, se torneremo a casa con un giubbotto in più, cappotto in meno, sinceramente non mi importa perché non demordiamo e spoiler degli spoiler, ci torniamo. Signor Carmine, che cosa ci ha preparato per Un pranzo? ragnocchetto con salsiccia e una crema di gorgonzola. Molto interessante. Arriveremo al pomeriggio.
Io non credo. È ancora prestino, ma abbiamo deciso di mangiare. Noi avevamo fame per colazione. Avevamo fame e allora Carmine ha detto: dai che per colazione facciamo un po' di gnocchi. 2 chili di gnocchi sono pronti. Mangiamo e vediamo come va. Mangiato, abbiamo mangiato e purtroppo il tempo qua sta già cambiando. Hanno messo un po' di pioggia per stasera, quindi siamo comunque preparati, però la nuvoletta qua è già arrivata e ne approfitto per far volare il drone, dato che qua posso volare. E niente, vi faccio vedere un po' il lago dall'alto, spero che vi piaccia. Guarda, bravo. Spiegaci, Rudy, cosa sta succedendo in questo momento. Allora, io sto pasturando, perché se non pasturiamo in tutto questo ancora non abbiamo capito cosa stai facendo. Sto pasturando, e fin qua ci siamo. Fin qua. Lasciami concentrare, che guarda, sbaglio se no. Spiegaci perché hai scelto la postazione con il pontile. Per non caderci non caderci dentro. Questa comunque è la postazione che ha scelto Rudy. Una canna è sua, una invece è stata prestata, dato che ne avevamo portata solo una a testa. Bello il pontile qua, con tutto lo spazzetto qua davanti, un po' a destra un po' a sinistra. E noi abbiamo occupato praticamente tutta la penisola, che contiene, questa è una postazione, l'altra postazione è un metro più in là e l'altra postazione è un altro metro più in là. 3 postazioni, 3 persone, 3 pescatori. Vediamo se il padrone delle canne dice che è il vento, quindi stiamo tranquilli. Chi lo sa, magari parte. Mezz'ora con la canna piegata, sì, ma il vento, tranquilli. Pesce appeso, slamato tra l'altro. Arriva, perché ovviamente bisogna. Caffettino sta venendo su tempo e speriamo in una cattura. Non riesco più a parlare. Se c'è qualcosa vi aggiorno, altrimenti ci vediamo più tardi comunque. Ormai qua è calata anche la sera e abbiamo qua il nostro Carmine in diretta nel canale YouTube e anche tra poco su Instagram. Purtroppo le previsioni qua stasera danno brutto tempo. Abbiamo qualche millimetro d'acqua, fino a 4 mm, e quello che un po' ci preoccupa sono le raffiche di vento. A 64 km orari segna il meteo, costante di vento, infatti si sente e speriamo bene. Siamo anche a posto con gli alberi, siamo abbastanza riparati, però si sente e non nego che sono un pelo preoccupato, sì, purtroppo sì. Dopo l'esperienza Pietrafitta di qualche anno fa con il vento, purtroppo un po' di preoccupazione c'è. Andiamo in live insieme a Carmine e ovviamente vi invito a seguirci sui nostri social che trovate qua sotto in descrizione. Se succede qualcosa vi aggiorno e nel caso ci vediamo più tardi. Ripeto, intorno a Bologna non ce ne sono tantissimi, almeno l'unico che si sa è questo dove siamo noi, che è libero, e sennò il resto è tutto quando al di fuori di Bologna. Cioè l'ignoranza è il regno da quando siamo arrivati stamattina. Progetti per il prossimo anno? Quasi rispondiamo a un sacco di spoiler. Allora, beh dai, facciamo un unico spoiler, che è quello di cui ne parlavamo, di fare magari 5, 6, 7 giorni in un grande lago. Ok, esatto, grande lago. Quello è l'unico... L'unico grande spoiler che possiamo fare assieme, ovviamente. Esatto. È un progetto interessante a cui stiamo lavorando con calma, perché è una cosa da prendere seriamente. Con calma, non è una sessione che puoi, diciamo, andare lì impreparato e prenderla sotto gamba. Esatto. Sei comunque in un grande lago. In tutto ciò qua non vedo nessuno che è propenso a cucinare. Ah, ma non si cucina da soli? Esatto. Ci chiedono qualche nuovo prodotto che avete pensato di acquistare come attrezzatura. Beh, io ho strizzato l'occhio alla Titan, intanto, che avevo vista ancora tempo fa, e ovviamente al Gazebo 3x3 di Nash. Comunque sì, come attrezzature io per il momento piccole cavolate come il cambiare il sacco a pelo, ho comprato delle canne nuove per pescare col gommone, cioè, ho comprato 3 di Wolf, 10 piedi, 3 libri e mezzo. Ai, che piove raga, piove. Inizia a piovere. Allora, arriva, ragazzi, arriva. Vi ringrazio per aver visto la diretta insieme ad Alessandro. Vi ricordo di iscriversi al canale mio e al canale di Alessandro, porteremo contenuti a raffica, di seguirci sui social per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Attivate la campanellina, fondamentalissimo. Grazie ragazzi, grazie mille. Seguiteci sui social per rimanere aggiornati
succature ed eventuali novità. Io vi do la buonas noches perché piove. Finita anche la diretta qui con Carmine. Dov'è Carmine? Ciao Carmine. Ragazzuoli, mi è finito. Abbiamo finito e in tempo perché sta piovendo. Sì. Pian pianino qua sta cominciando a piovere. L'hanno messa quindi va bene. Niente da fare, ce la teniamo, cosa vuoi che sia. Esatto. Non abbiamo avuto partenza in queste due ore di live, quindi va bene così. Se parte adesso siamo contenti, se non parte vado comunque a dormire. Se succede qualcosa io vi aggiorno, altrimenti vi do la buonanotte e ci vediamo domani mattina. Piccolo aggiornamento, scusate la faccia, sono le 3:20 di notte. Allora, avevano messo una costante di 20 km orari di vento e delle raffiche da 60. Ci siamo svegliati di colpo, diciamo che la costante di 20 c'è. E forse quello alla fine non è un problema. Quello che mi preoccupa è il fatto che sono aumentate le raffiche. È segnato adesso a 74 km/h. Siamo in mezzo degli alberi. Tra virgolette non è un problema. Un po' un armato più taglio, però non è un problema per il momento. Ho tenuto giù la tenda già due volte. Spero che non si insacchi aria. E spero passi abbastanza in fretta. Mi ha già segnato per un'ora questo tutto sto vento forte. Poi si calma tutto di colpo. Ecco, perché la tenda sono sicuro che regge il vento di Pietrafitta. Diciamo che l'imprevisto può sempre capitare. Facciamo i corni, però insomma, per la prossima oretta staremo abbastanza allerta. Se succede qualcosa vi aggiorno, altrimenti ci vediamo direttamente domani mattina. Buongiorno ragazzi, è il giorno 2. Guardate dietro di me che spettacolo il lago questa mattina. Signor Carmine, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Mi dica, come ha passato la notte? Sereno, ho dormito, infatti né vento né pioggia. Non sento nulla. Non si sa perché dalla tua parte non pioveva, non c'era vento, non no, c'era no, niente. Io sono stato dormito. Pacifico. Sì, sì, sì. Io e Rudy invece a tenere la tenda giù perché... Interruzione. Sì, è saltata. Saltano. Non mangiano, questo è bello. C'è un problema. Sì. Bisogna educare il pesce. Mettiamo i cavi della batteria. No? Ci sta. Mentre Carmine a un metro da noi, dalla nostra tenda, non sentiva niente questa notte, io e Rudy, che è qua vicino a me, poco sveglio, poco attivo. Ma che sono attivissimo. Perfetto, attivista dove? No! Oh. Eravamo in piedi dalle 3 alle 4 a tenere la tenda giù, perché a momenti facevamo un bel volo. Comunque questa... Sento tipo app. La via disperazione. Purtroppo per me tra un po' l'avventura finisce, mentre Rudy rimane qua abbandonato come un cane in autostrada. E niente, io ho rilanciato su un punto un po' più in là di dove ero ieri. Vediamo se viene fuori qualcosa nel frattempo che smontiamo, altrimenti caro lago, comunque ci vedremo un'altra volta. Spoiler. Ore ormai 8:30 del mattino del secondo giorno. Purtroppo io devo andare via, quindi mi tocca abbandonare il buon Carmine purtroppo, che ci ha ospitato qua vicino alle sue parti dove lui è nato e cresciuto. Però molto sviluppato, ragazzi. No, perfetto. Abbiamo già discusso un pochino su quando tornare, dove andare, cosa fare perché... E sui progetti futuri e soprattutto i grandi progetti futuri, perché adesso abbiamo davanti un po' di mesi prima della riapertura della stagione con il caldo, tra virgolette, esatto. quindi lì ne vedremo. Abbiamo già un po' di idee, basta solo organizzarsi un attimino, anche perché noi due siamo abbastanza vicini, quindi 2 ore di strada non sono nulla. Sono divertito, mi è piaciuto il lago, ci voglio tornare. Assolutamente. Io ieri ho slamato un pesce qua a un metro praticamente, ma penso fosse un carassio. Secondo Carmine era un carassio, finché vuoi che era un carassio. Stamattina invece Rudy ha avuto una partenza dopo il temporale e ha perso tutto. Uh-huh. Mentre Carmine, cosa ha fatto Carmine? Io ho dormito. A posto. Ho dormito sereno, ma meglio così. Però si è dormiti, però sicuramente non molliamo tanto. Assolutamente no. Ormai sono abituato in questa cava qui, che tante sessioni a capote e poi c'è la sessione che fai 3-4 pesci di fila, però tanto è l'occasione per rinvitare Alessandro, esatto, a tornare di qua. No, è anche l'occasione per tornare in una cava libera, dato che molti si lamentano che molti di noi content creator su YouTube andiamo solo e esclusivamente in laghi a pago. Almeno. Voglio dire che c'è una differenza tra un lago a pagamento e un lago libero gestito Fipsas, sì, e un lago libero, oppure un lago libero con poste gestite. Esatto. Ma anche se devo dirti che ultimamente praticamente tutti i laghi, anche i liberi, sono gestiti, devi pagare per pescare, quindi ormai di laghi liberi in Italia ce ne sono veramente pochissimi. Esatto, e per libero intendo che la posta vai a creartela, esatto, praticamente, perché sennò per il resto ci sono postazioni già create, già lavorate, già belle tagliate, ogni volta che arrivi è bello pulito, tu credi che quello sia un posto libero, a meno che non l'abbia fatto tu, mi sa che abbiamo qualche problema. Esatto. Ecco. Io mi sono divertito, grazie Carmine, assolutamente. Grazie a voi di essere venuti. E niente, noi ci vediamo praticamente alla prossima. Noi adesso smontiamo la fine del campo, che abbiamo solo la tenda, la tanica da portare in macchina e ce ne andiamo, quindi lago e Carmine ovviamente
alla prossima. Basta, grazie cameraman per essere sempre presente. Ma che cazzo vuoi, vai via. Grazie cameraman per essere sempre presente. Lavoro schiavo. Lavoro schiavo, sì, lavoro, lavoro capo, lavoro. Ora te te labora. Macchina carica, adesso dobbiamo andare perché io ho un impegno, quindi via. Io ringrazio ancora una volta Carmine per avermi invitato in questo lago, assolutamente bisogna tornarci. Cioè, sì, beh, vecchio. Bello, bello. Bello, mi piace, bello che sia difficile, bello che bisogna cercare assolutamente il pesce, come fare cose qua e là. Serve tempo ovviamente per studiarlo, ma io non demordo. Tu demordi? No, a posto. Perfetto. Vediamo se sta tutto in macchina così com'è. A posto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se breve. Questo lago lo rivedremo. Carmine, grazie ancora per l'invito. Rudy, già carico in macchina, si vola. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento, ditemi quello che ne pensate, iscrivetevi al canale. Oh, se volete attivare la campanellina non fa mai male, per voi è gratuito. Rudy se no viene a cercarvi. E cos'altro dire? Niente, raga, ci vediamo in un prossimo video. Ciao fiori.